Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale A Naso Duro. Io sono Marco, sono un appassionato di profumi e oggi parliamo di profumi dolci, che solitamente sono più indicati per autunno, inverno, quando ci sono temperature più fredde, ma oggi ho selezionato 6 profumi della mia collezione che sono dolci ma perfetti per l'estate. Mettete un like e iscrivetevi al canale, ragazzi, siamo a 4.000 iscritti, io vi ringrazio uno per uno e mi raccomando attivate la campanella per non perdervi nessuna delle prossime uscite. Per profumi dolci intendo tutte quelle fragranze che hanno nella loro composizione in piramide note come vaniglia, miele, caramello, fava tonka, che gli danno quell'aspetto cremoso, zuccherino, opulento, corposo e spesso sono indicati più per il periodo autunno-inverno, quando le temperature calano, abbiamo bisogno di fragranze corpose, opulente, calde, avvolgenti e quindi facciamo ricorso a profumi dolci. Però per tutti gli amanti di questo genere io vi dico che è possibile indossarli anche d'estate. Quando fa più caldo, alcune fragranze riescono a unire questo aspetto dolce, zuccherino, molto piacevole da acquolina in bocca a delle note un po' più fresche, quindi riusciamo a bilanciare. E ho selezionato 6 fragranze della mia collezione che vedo perfette per questo periodo estivo, anche di giorno. Più per la sera, ma di giorno qualcosina si può indossare. Partiamo con Vice Bomb di Simone Andreoli, profumo presentato ad Aix-Sens del 2023 come fragranza adatta ad una serata estiva. Il racconto che c'è dietro questo profumo è Ocean Drive, Miami Beach, la gente inizia ad uscire, ad andare per locali, a fare conquiste e indosserebbe una fragranza come questa, che è la rappresentazione olfattiva di un gelato alla panna, fresco, cremoso, imbevuto in uno sciroppo di amarena. In piramide abbiamo ciliegia, frutti rossi, caramello, vaniglia, zucchero, molto dolce, molto zuccherino, super cremoso, gourmand, e lo vedo perfetto per una serata estiva. Di giorno secondo me potrebbe essere un po' troppo, perché con le temperature calde potrebbe dare un po' fastidio, ma quando cala la sera, c'è un po' di venticello, in riva al mare, lui ci potrebbe stare alla grande. Quest'anno non l'ho indossato chissà quanto perché dovevo testare altre fragranze, però l'anno scorso mi ha dato delle ottime sensazioni ed è un profumo che riceve comunque il complimento, perché può incontrare i gusti di molte persone, quindi metteteci il naso sopra durante una serata estiva, se vi piacciono i profumi dolci, date una chance a Vice Bomb, chiaramente vi devono piacere i profumi dolci. Altrimenti skippate il video perché qua parliamo di questo. Il secondo, Amar di Gianluca Gariboldi. Brand che ho conosciuto ad Aromas, profumeria in centro a Monza, con dei brand spettacolari, tra cui appunto Gianluca Gariboldi, che ha diverse referenze molto valide a catalogo, e Amar per me è una di queste. Lui si apre boozy, con questa nota di whisky, nocciola, caramello, molto dolce, piacevole, ma subito entra in gioco questa componente floreale, gelsomino, violetta, rosa e sentori un po' più muschiati, ambrati nel fondo. Profumo che mi sta piacendo tantissimo, che sto indossando parecchio perché mi è stato mandato da poco e il livello è già sceso, e mi dà dei rimandi leggermente fruttati. Se vi piace Erba Pura di Xerjoff, quindi quell'immaginario lì, potrebbe assolutamente piacervi Amar. E lo vedo perfetto per l'estate, anche di giorno. L'ho indossato ieri durante la giornata e faceva veramente caldo ed è stato super portabile. Quella parte zuccherino che con la pelle si scalda diventa estremamente sensuale. Anche lui riceve un botto di complimenti, quindi metteteci il naso sopra, lui va bene sia di giorno che di sera. Mentre Vice Bomb più per la sera, lui anche con il caldo torrido ci sta alla grande. Il prossimo è una novità di quest'anno, Crema Limone di Profumi di Polignano, che sta piacendo a tutti quelli che l'hanno sentito, a me compreso. Io l'ho ricevuto da poco e sa esattamente di quello che promette di essere, una crema limone che ci riporta al sud Italia, ci dà delle vibes di estate italiana. Abbiamo in apertura questo sentore molto nitido, frizzantino, con la parte più zuccherina degli agrumi, limone, scorza d'arancia, agrumi di altissima qualità, estremamente bilanciati e delicati, un tocco più aromatico di ribes nero e nel cuore vaniglia e latte di mandorla, dagli questo aspetto più cremoso, avvolgente, insieme allo zucchero di canna. Mi piace da matti, super portabile anche con il caldo. Nonostante sia un profumo dolce, cremoso, molto zuccherino, anche con le temperature più calde esce l'aspetto del limone, esce l'aspetto più frizzantino, se vogliamo, della scorza d'arancia. Bellissimo. Lui col caldo performa bene. Di giorno, di sera, fantastico. Per l'estate lui è incredibile. Mi ha stupito perché quando me l'hanno mandato, Crema Limone, ho pensato, oddio, questo sarà un profumo molto dolce, più per autunno-inverno. In realtà
credetemi che d'estate ci sta alla grande. È il turno del mio preferito di Lorenzo Pazzaglia, lo dico sempre, Dreamsy. Lui è favoloso. Io lo definisco un marino gourmand perché abbiamo sì tutta la parte acquatica, ozonica, tipica dei profumi marini, ma poi abbiamo una parte più verde, una parte floreale, gelsomino, ylang ylang, dare cremosità. E quello che sale tanto al mio naso è questa vaniglia salata, ambrata, con un'importante dose di ambra grigia nel fondo, che mi fa impazzire. È dolce, è cremoso, è piacevole, è bilanciato, quindi non tende mai troppo, non va sullo stucchevole, ed è super portabile d'estate, più di sera, quindi lo metterò insieme a Vice Bomb, perché di giorno secondo me potrebbe essere molto molto pesante, abbiamo una concentrazione superiore al 30%, parliamo di un estratto, ed è fantastico. La componente floreale, il ylang ylang, gli dà quell'aspetto tipico della crema solare, molto cremoso, e questa vaniglia salata è super sensuale. Se non lo conoscete, Dreamsy è sicuramente per me il più valido di tutti i sì di Lorenzo Pazzaglia, quindi metteteci il naso sopra. Penultimo, Annacamento di Toscovat. Lui l'ho riscoperto da poco, ci ho fatto anche un video riguardo dove dicevo appunto che per un anno non l'ho praticamente indossato. Qualche settimana fa sono andato a fare un aperitivo e alla cieca, così senza neanche risentirlo, me lo sono spruzzato e mi sono rinnamorato. È qualcosa di fantastico. L'ho inserito appunto nei profumi d'aperitivo e si apre con questo accordo arancia, arancia rossa, verbena, quindi ha l'aspetto zuccherino dell'arancia, un po' pungente se vogliamo, e un sentore più aromatico, leggermente linfatico della verbena, che si vanno ad unire ad un accordo cremoso, super sensuale di uvetta, rum, pancake, ricotta, questo accordo gourmand ma super fresco, bilanciato, delicato. È un profumo per me da 10, che mi sta veramente stupendo. Ogni volta che lo indosso, a parte che chi mi sta vicino me lo fa notare come un buon profumo, amabile, rispettabile proprio, perché non va a dare fastidio, non è quel profumo opulento, aggressivo, rimane molto soft, molto più soft rispetto a quelli che abbiamo visto più finora. Ha questo aspetto gourmand che si va a bilanciare perfettamente con gli agrumi iniziali ed è un capolavoro. Che vi straconsiglio, lui va bene sia di giorno che di sera. Spettacolo. Ultimo, ma non per importanza, Magic di Al Jazeera. Brand che ho scoperto circa un annetto fa e lui è quello che mi piace di più di tutto il marchio. È questa rosa salata, ozonica, resa più cremosa e dolce nel fondo grazie ad un accordo vaniglia, pralina, che vanno un po' a rubare il complimento. Ottime performance, sia su pelle che come proiezione, ottiene tanti complimenti perché si fa sentire e perché è molto dolce, ha questa composizione piacevole. Non per forza vi deve piacere la rosa, perché qui comunque viene molto snaturata, viene costruita, resa appunto salata, con dei cenni leggermente marini, quindi non immaginatevi la solita rosellina classica, però se cercate un profumo alla rosa che sia dolce e indossabile d'estate, potrebbe fare il caso vostro. Lui è perfetto sia di giorno che di sera, è unisex nonostante sia dichiarato come da donna, e tanta roba, molto molto strong, molto intenso, un extra de parfum, anzi no, è un eau de parfum, però credetemi che lui si fa sentire come, ed è valido. Date un occhio a tutto il brand se volete qualcosa di più orientale. Qua abbiamo una rosa con delle sfaccettature molto orientaleggianti, però è costruita bene, non è qualcosa che si sente tanto in giro, quindi top, metteteci il naso sopra e ve lo consiglio. Ragazzi, siamo arrivati alla fine, questi erano i 6 profumi dolci della mia collezione che sono perfetti per l'estate. Ditemi nei commenti se vi piacciono i profumi dolci e che profumi dolci utilizzate voi nel periodo estivo, io leggo tutti i commenti e vi rispondo. Vi ricordo anche di seguirmi sugli altri social, marco.rennile su TikTok e Instagram, perché lì pubblico video brevi, le stories, faccio domande, rispondo alle vostre domande, quindi seguitemi anche lì. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui, vi do un appuntamento al prossimo video, spero che questo vi sia piaciuto e che il prossimo vi piaccia ancora di più. Ciao ragazzi!